Okay. Okay. The the teachings of the Buddha focus on the middle way. Gli insegnamenti del Buddha ci parlano della via di mezzo. The middle way is the path that avoids the extremes. La via di mezzo è quel sentiero che evita gli estremi. So one extreme would be to say I'm a bad person, I'm a stupid person to end up in prison, I can never forgive myself, I've spoiled my life. Un estremo potrebbe essere quello di dire sono una cattiva persona, o ho buttato via la mia vita, sono finito in prigione. And in that way you become depressed and hopeless and feel nothing can ever get better. E quindi questo porta a essere depresso, a sentire che le cose non potranno mai migliorare, a sentirmi disperato. The other extreme is to say it's not my fault, I'm innocent, I shouldn't be here. Estremo può essere quello di dire sono innocente, non dovrei essere qui. It's not fair, life's not fair. Non è colpa mia, non è giusto. In the middle, nella via di mezzo, is the fact that I found myself in situations. La via di mezzo è quella di dire che io mi sono trovato in situazioni where I made decisions which were not so good. Ho fatto delle decisioni, ho preso delle decisioni che non sono state molto buone. How did I get there? Ma come sono arrivato fin lì? If we can be curious about that, we learn something useful. Se siamo un pochino curiosi rispetto a questa domanda, potremmo scoprire delle cose molto utili. Blaming, defining, judging makes situations very solid. Il fatto di rimproverarsi, di giudicarsi, rende le situazioni molto solide. And when we have solid fixed opinions, we're likely to clash with other people and get friction and arguments. E quando abbiamo delle idee fisse, delle idee solide, molto probabilmente entreremo in collisione con altre persone, in frizione. So, rather than entering into judgment, blaming ourselves or blaming other people. Quindi piuttosto che entrare nel giudizio, giudicare noi stessi o giudicare gli altri, we can start to be curious. Possiamo magari iniziare a diventare curiosi. For example, what is anger? Per esempio, chiederci ma cos'è la rabbia? Where does anger arise in my body? Dov'è che la rabbia sorge nel mio corpo? What happens to my voice when I start to get angry? Cosa accade alla mia voce quando inizio ad alterarmi nella rabbia? What sort of thoughts arise in my mind? Quali tipi di pensieri sorgono? Are they linked to past experiences? Sono forse legati a esperienze passate? Do I remember the cruelties of my parents or teachers or other people I've known in my life? Ricordo forse qualche crudeltà commessa dai miei genitori, dai miei insegnanti o altre persone della mia vita? So I end up thinking it's always like this, everybody's against me. E magari comincio a pensare che è sempre stato così e sempre così sarà e che so that everyone's against me. E qui quindi tutti sono contro di me. And in this way we justify our anger. In questo modo giustifichiamo la nostra rabbia. The key thing is how is this operating? Ma il punto chiave è com'è che tutto questo accade? Com'è che tutto questo funziona? Because just like with a car engine, if you learn a bit about how it works, you can change the carburetor and make repairs. Quando impariamo, per esempio, come funziona un motore, magari possiamo fare delle modifiche, fare dei cambiamenti, cambiare il carburatore. So if you learn about how you are. Quindi se impariamo come siamo, then you can find the points where you can make some choices and change behavior. Possiamo trovare dei punti in cui fare delle scelte oppure cambiare comportamento. Different people have different points of view. Diverse persone hanno diversi punti di vista. In this life, unfortunately, we probably don't find so many people who really agree with us. Forse in questa vita non abbiamo trovato molte persone che sono d'accordo con noi. We can take that as a punishment.
Magari lo possiamo considerare come una punizione. And feel lonely and misunderstood. Ci possiamo sentire soli, ci possiamo sentire mal compresi, incompresi. Or we can see that there are two aspects. Oppure possiamo vedere che ci sono due aspetti. One is that people are indeed very different. Uno è che effettivamente la gente è molto diversa. And so if I am curious about how they operate, e se divento curioso rispetto a come gli altri funzionano, come gli altri operano, I can find the best way to relate to them. Magari posso trovare un modo migliore per relazionarmi con quella persona. With some people it's best to avoid any contact if we can. Oppure potremmo scoprire che con alcune persone è meglio evitare un qualunque tipo di contatto. Their way of being and ours are oppositional. Perché il loro modo di essere e il nostro sono in opposizione. So the more clearly we can see and understand other people's way of behaving, quindi più chiaramente possiamo comprendere il modo in cui gli altri si comportano, and see and understand our own tendencies and patterns, e meglio possiamo comprendere le nostre tendenze, i nostri schemi, we can make wiser choices about the kind of environment we have around us. Possiamo fare delle scelte più sagge rispetto all'ambiente che ci circonda. Fixed situations are more difficult to move. Le situazioni fisse sono più difficili da muovere, da smuovere. That's kind of obvious. Quello è ovvio. If you try to push a car that has the handbrake on, it's very difficult. È molto difficile se cerchiamo di spostare una macchina che abbia il freno a mano. But if you take the brake off, then you can make it move a bit. Però se togliamo il freno a mano, possiamo spingerla un pochino, farla muovere un pochino. So when we make strong conclusions about ourselves and other people, quindi è quando traiamo delle conclusioni molto forti rispetto a chi siamo noi e a chi sono gli altri. We fix the situation. In questo modo fissiamo le situazioni in modo rigido. Makes it more solid and heavy. Le rendiamo più solide, più pesanti. And then of course change is more difficult. In quel caso il cambiamento è molto difficile. So it's very useful to observe your own pattern of mental activity. Quindi è importante poter osservare il proprio la propria attività mentale. And look for yourself to see, do I get any advantage from judging other people? E poi potreste chiedervi, ma traggo qualche vantaggio nel giudicare gli altri? When we judge someone, we tell them who they are. Quando giudichiamo gli altri, stiamo dicendo loro chi sono. But if we examine someone, we allow how they are to show itself to us. Ma se invece li esaminiamo, permettiamo loro di manifestare come sono. In my experience, we get more useful information about the other person when we let them show themselves. Nella mia esperienza ho notato che do molto più possibilità all'altro di manifestarsi se non lo giudico. Because quick judgments are very often blind. Perché spesso questi giudizi molto veloci sono ciechi. Well, there are many ways that your time in prison can be used to quindi increase your awareness. C'è molto tempo a disposizione. Il tempo della prigione può essere utilizzato proprio al fine di aumentare la vostra consapevolezza. Whether that's when you're in the cell, sia che siate nella cella, in the eating room, oppure nel refettorio, nella mensa, or whether you're helping in some activity like cooking, oppure se state dando una mano in cucina, in qualche attività, you can see other people and you can see yourself. Potete osservare le altre persone e allo stesso tempo osservare voi stessi. What is going on? Cos'è che sta succedendo? Cosa sta accadendo? This can be the ongoing inquiry we engage in. Può essere la ricerca in cui ci possiamo appunto lasciar coinvolgere. There is always more to learn. C'è sempre molto di più da imparare.
And of course, one of the most important things we all need to practice. E la cosa più importante è quella di praticare. Is learning how to receive help. E imparare come ricevere aiuto. Learning how to ask for support when we face something we're not very sure about. Imparare a chiedere il sostegno quando abbiamo bisogno when we need some support in learning how to do something. Di sostegno ad imparare a fare qualcosa. There is no shame in not knowing. Non c'è vergogna nel fatto di non sapere. In the course of our lives we learn some things and we don't learn others. Nel corso della nostra vita possiamo imparare alcune cose e non impararne delle altre. We always have a chance to learn something new. Abbiamo sempre la possibilità di imparare qualcosa di nuovo. But what is sad and perhaps even shameful? Ma forse ciò che è triste, magari anche fonte di vergogna, is when we find ourselves pretending to know how to do things that we don't know. E magari quando ci ritroviamo a fingere di sapere cose che non sappiamo. Not only are we lying to other people, non solo stiamo mentendo ad altre persone, but we're lying to ourselves. Ma stiamo mentendo anche a noi stessi. And if we have a dishonest relationship with ourselves, e se abbiamo una relazione non onesta con noi stessi, it's very difficult to be relaxed and at ease. È difficile poi rimanere rilassati e a proprio agio. So, we want to hope that the future is going to be better than the past. Ovviamente vogliamo sperare che il futuro sarà migliore del passato. And that we will start to see new possibilities. Che inizieremo a vedere nuove possibilità. And develop the qualities that allow us to make use of these new possibilities. E sviluppare quelle qualità che ci daranno la possibilità di fare uso di queste possibilità. And I wish you good luck in that. E quindi vi auguro in questo buona fortuna.